sacred chord that David played, and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty. Oggi al Castello di Fierano verranno consegnati in una cerimonia i pannelli tattili. È più una cerimonia simbolica di questa chiusura, di questa prima parte del progetto? Sì, è un progetto che abbiamo voluto fortemente, che è stato accolto e finanziato dalla Regione Piemonte, e quindi per noi è una grande soddisfazione essere arrivati al momento della consegna. Abbiamo lavorato sodo per creare soprattutto un segnale di accessibilità, creare una sorta di standard che possa poi essere replicato e disseminato anche su altri territori, e quindi ogni comune che oggi è qui presente si farà tramite, speriamo, per poter dare un futuro a questa iniziativa e anche a iniziative simili. Un obiettivo che ha riscosso un favorevole successo da parte dei comuni, difatti sono molti quelli che hanno aderito. Infatti a questo progetto hanno aderito in 31 comuni, però abbiamo avuto richieste anche da altri che speriamo di poter inserire in successivi progetti. Oggi una cerimonia per la consegna dei pannelli tattili, un progetto che è nato grazie alla Regione Piemonte. La Regione Piemonte, che crede molto nel turismo accessibile, anzitutto per rendere inclusive le bellezze artistiche e architettoniche del nostro territorio, ma anche per valorizzare il territorio stesso, renderlo più competitivo a livello turistico e inserirsi in quei circuiti ormai molto organizzati e molto sensibili del turismo di persone con disabilità, che cercano delle offerte davvero accessibili e alla loro portata. E in questo il Piemonte conferma ancora una volta una grande sensibilità, e il canale all'interno del Piemonte devo dire che, come al solito, ha saputo primeggiare, cogliendo l'opportunità di questo bando e facendo squadra tra i comuni. Sono numerosi i comuni che hanno aderito a questo progetto e sono ancora più numerosi quelli che vorrebbero nuovamente aderire. Sarà nuovamente possibile? Assolutamente, si apre anche per il canavese un'altra grande opportunità, per un altro bando nazionale vinto dalla Regione Piemonte, che è quella della via Francigena a Forolle, quindi accessibile per tutti, che per la Valsusa ma anche per il canavese prevederà la possibilità di attrezzare e quindi rendere inclusivo ma anche coinvolgere persone con disabilità a livello di impiego lavorativo nell'ambito turistico, proprio per strutturare il percorso piemontese della via Francigena orientato alle persone con disabilità. E quindi abbiamo deciso di cogliere la grande partecipazione e sensibilità delle amministrazioni locali, cogliendo questa opportunità in più per inserirci all'interno di un grande circuito europeo turistico.